Cioè, adesso invece scommetto che in questo video verrò un marrone. Tipo mocassino scamosciato. Sicuramente, perché adesso così è troppo poco. Ok, speriamo. Io inizio un video e Burian deve andare nella cassettina a fare le sue mostruosità. Impressionante, veramente, ragazzi. Una fabbrica di popò. Pelosa. Nel senso che Burian è pelosa. Cioè, non ce la faccio più, ragazzi. La cosa che odio del lavoro di YouTuber è la parte tecnica, perché io sono la negazione di queste cose e mi arrabbio da sola. Solo che non sono in grado di fare, no, non sta più così, non sono in grado di fare queste cose e vorrei tanto avere un aiutante certe volte, perché sono impedita. Cioè, io riconosco i miei limiti sono tutto ciò che è tecnologico. Sono proprio una negazione. Ciao Buria, vieni qua. Cosa hai fatto in quella cassettina? Eh? Una delle tue mostruosità feline, vieni qua, dai. Vieni. Perché quando chiamate i gatti non vengono? Bene, gente, benvenuti in un altro video. Io sono Elna, grazie di seguire il mio canale. Oggi la seconda parte del video, le 5 provole che mi hanno fatto più ridere, a volte anche non solo ridere. Però dai, buttiamola sul comico. Ho voluto rifare la seconda parte perché scusatemi se io faccio grandissimi casini con la reflex. Come vi dicevo, non è assolutamente il mio forte e quindi faccio pasticci. Certe volte dovrei rifare sempre i video, però cioè, non c'ho voglia. Quindi scusatemi se ogni tanto beccate qualche video dove sembro fluorescente. Non lo faccio apposta, è che io faccio veramente fatica a capire che cosa devo mettere per essere giustamente illuminata. Ma secondo me il problema, sapete che cos'è? Che io dovrei lavorare nello studio. Ma nello studio c'è quel cazzo di vecchio che poi vi ricordate che non vuole che io lavoro là, mi battevo al muro tempo fa. Quindi poi ho sempre fatto i video in cucina. Il problema è che praticamente devo spostare ogni volta tutto, le luci, i cavi, la ring light, il cavalletto, e ogni volta devo, cioè non mi ricordo esattamente come li posiziono, e a volte basta un movimento dove magari avete una luce messa un po' più vicino rispetto alla volta prima e diventate sovraesposti se non cambiate poi tutti i parametri. Solo che a volte io non mi dimentico di cambiare tutti i parametri. Un giorno lascio un ISO, non so, 400, la volta dopo andavo meglio a 320, poi a volte dovevo farlo superiore, sembro marrone, certe volte sembro fluorescente, insomma. Non ci fate caso, è perché appunto io avrei voluto lavorare nel mio studio sempre lì, però momentaneamente non lo posso fare e quindi devo usare la cucina. Vieni, Buria. Pazienza, va bene lo stesso. Prima o poi riuscirò anche a trovare. Dovrei mettere modalità automatica, però modalità automatica è fastidiosa perché ogni volta c'è quel rumorino della messa a fuoco continua che cioè dovrei stare proprio immobile, perché altrimenti basta che io mi giro di poco e va sempre a cercarsi la messa a fuoco, fa quel rumore odioso. Spero di riuscire poi in futuro ad avere più cash in modo da comprarmi anche penso che siano macchine fotografiche semi-automatiche. Non lo so, comunque. So che adesso usano tutto il 4K, cioè queste cose che fanno quella nitidezza bella. Sembra quasi di vedere dentro uno specchio. La mia non è così, ovviamente. Però, cioè, queste cose costano, cioè costano un sacco di quattrini. Quindi prima facciamo i quattrini, giustamente. Ma arriviamo alla seconda parte del video che avevo già iniziato ieri, soltanto che appunto non si vedeva bene e voglio rifare la seconda parte. Iniziamo a parlare delle ultime provole rimaste. Allora, come vi avevo accennato nel video precedente, siamo arrivati alla provola numero 3, ossia un tizio radical chic professionista. Insomma,
presentato molto molto bene, che però poi si è rivelata l'ennesima provola disgustosa. Con questa persona non l'ho bloccato subito perché siamo stati comunque amici su Facebook per parecchio tempo, fino a quando lui mi ha eliminata dalle amicizie perché probabilmente aveva capito che non c'era trippa per gatti e gli ha dato molto fastidio, ci cioè, ha rosicato molto pesante, secondo me. Ha rosicato molto molto pesante, però vabbè, che cosa volete fare la vita? Detto questo, come mai non ho bloccato subito la provola numero 3? Ah, prima di tutto vi dico che questa persona, vabbè, la classica modalità di incontri, cioè incontri di conoscenza su Facebook, questi tizi che ti chiedono l'amicizia, tu concedi l'amicizia, devo dire che poi non ho più dato amicizia in giro, questi racconti risalgono anni prima, quindi ultimamente sono molto più selettiva con le amicizie, anche sui social. E praticamente questo tizio, sapete, quando... cioè, lo so che ve l'ho già detto miliardi di volte, però ve lo ripeto, l'apparenza inganna. A volte, cioè quasi sempre, che si presenta così bene, poi alla fine non è questa gran bella persona. Comunque, questo tizio mi chiede amicizia, poi inizialmente mi scrive in privato, il classico stile provolesco, sei bellissima, da di dove sei, quanti anni hai, le solite cose da copione, no? Da provola. E poi io ho detto subito, sono fidanzata, a parte che è scritto su Facebook che lo sono. E questa gente vi risponde sempre, ah, ma tanto io non sono gelosa. Ok. E comunque adesso andiamo a vederci un po' dei suoi screenshot. Mi ha scritto per parecchio tempo, ragazzi, cioè questa persona per parecchio tempo è stato tra i miei contatti. Comunque questo tizio comincia a farmi molti molti complimenti abbastanza viscidi, tipo tu cogli quanto siamo vicini, mi piaci tanto, fai davvero la fotomodella, la tua avvenenza è particolare per questo è fuori dal comune, insomma, vabbè. Lasciava veramente, cioè, mi fanno ridere le persone che fanno così. Sei una ragazza splendida come persona e come avvenenza. Pensate che questo tizio, cioè, era sempre a dire che gli italiani non tollerano altre etnie. Sapete, il paladino della giustizia, insomma, diceva, voi avete l'odio di colori, di carnagione, più scuri. Adesso ovviamente devo parlare così, lo sapete per YouTube, altrimenti. E poi a me mi scriveva in privato, la tua pelle color del latte candido mi fa impazzire, ti raggiungerei ovunque. Cioè, poi diceva che i bianchi sono tutti uno schifo, cioè diceva un sacco di robe che... Lui faceva il paladino della giustizia, ma non era giusto, ragazzi, assolutamente. E poi, ovviamente, insisteva che io fossi una... Tanto per cambiare, a me scambiano sempre per quello, quando invece io non lo sono proprio, cioè assolutamente, ma non né di fatto, ma neanche di indole, cioè proprio assolutamente. E mi proponeva, a parte che, ragazzi, che occhi che hai un blu così intenso su pelle candida, perché io sono famosa per avere gli occhi azzurri, lo sanno tutti, cioè proprio quell'azzurro cielo, insomma. Faceva molto la vittima, sapete la di vittima, tipo non ho nessuno che mi vuole bene, nessuno mi ha mai amato veramente, non credete mai a questo genere di persona, ragazzi. D'altronde faceva un tipo di professione che secondo me richiedeva il saper mentire bene. Quindi per questo secondo me aveva azzeccato ciò che doveva fare. Però per il resto, che tristezza. E adesso vi racconto un aneddoto. Ovviamente vi metterò gli screenshot, non so in quale ordine, di quello che mi ha scritto.
E questo tizio praticamente aveva parecchi amici su Facebook. Sembravano tanto tanto amici, però poi a me in privato mi scriveva critiche nei loro confronti. Giustamente, perché essere coerenti? Insisteva sempre sul fatto non ti piacerebbe veramente conoscermi. Considerate che poi io queste cose, cioè io e mio fidanzato ci facciamo grosse risate su queste persone. E che ovviamente io mi diverto poi a dire, a far vedere, dico, ma guarda che caspita mi scrive, cioè questo, e noi ci distruggiamo delle risate. Alla fine sì, mi ha proposto, ovviamente mi ha proposto la parte economica. Vorrei trascorrere un fine settimana con te, sarebbe un sogno, abbiamo molte affinità, se è una questione di cash, come chiami tu vabbè, i soldi ovviamente. Pur di vederti, trascorrere notti con te, chiedimi quanto vuoi, certo. Ragazzi, avrei dovuto bloccarlo subito, è vero questa cosa, però mi divertiva il fatto perché tirava fuori queste perle di idiozia, una peggio dell'altra, e faceva ridere, cioè su questo faceva ridere. Ma adesso vi racconto una cosa che è top. Praticamente questo tizio poi si è creato un gruppo su Facebook, tipo diario, no? Un gruppo di quelli, già il titolo era una cosa che, sapete quei titoli, adesso non posso dirvi il titolo, però lunghi, lunghi quelli che la vita così, cosa scrivi, questo e l'altro che ti piacciono, cioè il titolo era già così. E in questo gruppo c'era un potpourri di radical chic tra i 50 e i 60 anni più o meno. Più o meno. Penso che io, probabilmente io ero più giovane. E faceva ridere perché lui mi ha iscritto senza dirmelo in questo gruppo. Io poi gli ho chiesto, ma che gruppo è, tipo diario? Sì, puoi scrivere ciò che vuoi. Quando io poi scrivevo delle cose, ovviamente tutti mi davano contro, no? Era una specie, cioè mi aveva creato una specie di trappola dove io sarei dovuta diventare una specie di scimmiettina divertente che loro potevano prendere in giro. E indovinate chi gli ha fatto chiudere questo gruppo? Un gruppo veramente schifoso. Comunque, praticamente io me ne sono accorta immediatamente, ho detto, ah, ho capito, se tu cerchi di farmi fessa, che hai trovato la persona giusta proprio. Praticamente io ogni volta che scrivevo delle cose, ma delle cose ragazzi normalissime, tipo era periodo natalizio, quindi che bello, sono felice, è una bella giornata, viva il Natale. Cioè, cose allegre, ho mangiato questo, sono felice, ho cucinato questo, che buono. Agli altri dava fastidio. Cioè, era un gruppo di plebei a cui dava proprio fastidio la felicità altrui. Qualsiasi cosa io scrivessi, mi dovevano dire, io fossi in te non lo direi. Eh no, perché se fai così è una cosa nazi. Cioè, praticamente per loro essere felici è essere NA, ZI, eccetera, eccetera. E io dicevo, ma perché? Ma quando mai? Cioè, già in questo mondo è una cosa che a volte è difficile, cerchiamo di essere allegri, no? E poi io leggevo anche i post di questa gente, ce ne fosse stato uno che era grato per quello che aveva. Ragazzi, erano sempre a lamentarsi di cose che veramente non avevano senso. C'è gente che aveva più di una casa, belle case, macchine, lavori comunque pagati, cioè stavano bene e invece rompevano l'anima dicendo sempre cose brutte, cioè sapete quello che sputa nel piatto dove mangia, si dice, no? Io non ho mai sopportato quella categoria lì perché cosa dovrebbe dire allora la persona che non ha nulla? Cioè, veramente. A volte la gente dovrebbe un pochino vergognarsi perché a tutti può capitare il periodo, no? La giornata no. Però ogni tanto, cavolo, devi anche vedere che sei fortunato. Cioè, sei oggettivamente molto fortunato. Però vi ripeto, era un gruppo di radical chic. Radical chic è quella categoria che predica bene e razzola molto male.
Cioè, sono quelli che magari dicono no, il denaro no, il capitalista fa schifo, brutto, brutto, cattivo. Poi si comprovano la collezione di stilografiche con il pennino d'oro. E certo, perché il denaro è brutto, è certo. Oppure a me proponevano seratine perché posso pagare, certo. È una categoria che veramente non ho mai sopportato. Preferisco la persona che dice mi piacciono i soldi. Sto bene con il denaro, se c'è una cosa che mi piace me la compro, cioè mi piace proprio la sincerità. Non sopporto l'ipocrisia di queste persone che devono predicare una cosa, ma poi sotto sotto ne fanno sempre un'altra. Comunque, in questo gruppo a un certo punto. Vieni, Burian, dai, su. Non ha capito ancora dove mettersi. Cucciati, no? A un certo punto in questo gruppo cominciavano a fare insinuazioni su di me. Pensate che io scrivevo comunque pochissimo, cioè a volte mettevo delle immagini, ma non ero tanto super attiva perché facevo anche altre cose, cioè non è che avevo tempo da perdere a scrivere sempre. A parte che mi faceva ridere come scrivevano, sapete quelli che per pavoneggiarsi dei loro studi scrivono in quella maniera che loro pensano sia forbita? E invece non si capisce assolutamente niente, c'è cioè una beata mazza. Perché fanno quelle cose che, tra strane metafore, delle parole che devi andarti a cercare sul dizionario, giri di lessico che non si capisce niente, cioè sono quelle, cioè sembra quasi che scrivevano tra una prosa, poesia, non si capiva niente. Perché l'unica cosa che volevano ostentare è che loro avevano studiato tanto. Mio Dio, come sei acculturato. Peccato che sei un babbeo, cioè rimani sempre un babbeo. Dal comportamento, io vi dico sempre, è il comportamento che riconosce la persona, non tutto il resto, no? Puoi anche avere la laurea, però se poi il tuo comportamento è da imbecille, rimani tale. E ce ne sono tanti che ho conosciuto, potrei anche farvi l'elenco. Comunque, a un certo punto, io e questo gruppo, molto spesso le donne di questo gruppo cominciavano a chiedermi: ma tu, cioè, fai queste cose, fai delle foto di campionari d'intimo? E poi facevano battute, battute, tipo, fai la coniglietta, fai questo, quell'altro. Dico, no, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, però è un lavoro, ragazzi, come un altro. Sì, certo, come no. Che poi queste qua vanno tutte, sapete queste facce da cotolette panate con ancora le briciole attaccate alle guance? E poi un giorno, per puro caso, becco questo tizio, il provolone, diciamo. Praticamente scriveva con queste sue amiche su sto gruppo, senza taggarmi. E cominciava a dire che ci conoscevamo da tempo, che ci frequentavamo da tempo, che io avevo strani atteggiamenti perché avevo gusti particolari, perché ero una SLAVE, traducetevi la parola che non la posso dire, e facevo cose SAD. Aspettate, mi sono confusa, Dio, che casino parlare così. SADO. SADO, e lui invece faceva. Sì, vabbè, sì, ok, ci crediamo. Lui praticamente era il cattivone, no? Io invece facevo la parte di quella che doveva. Non so se posso dirlo, comunque avete capito, no? Tutte queste cose. Che non si possono dire su Facebook, su YouTube. Allora io, dato che poi io mi leggevo tutto di questo gruppo comunque di sera per controllare, mi so, se parlate di me almeno taggatemi, primo. Seconda cosa, tizio, ti mangi troppa peperonata la sera, certe cose te le sogni, ma nei tuoi sogni più reconditi, remoti, perché non ci siamo mai conosciuti dal vivo, meno male, ma poi proprio no. E ti consiglio di non dire queste cose di una persona quando sono bugie, sono falsità, ma poi è allucinante che proprio una persona che fa un tale lavoro non arriva a capire certe cose, cioè veramente. Io queste cose a volte mi stupiscono, però.
Comunque poi cercò di aggiustare il tiro. Da lì in poi ho capito che questo gruppo non aveva né capo né coda, era esclusivamente un gruppo di gente annoiata, di gente frustrata, di gente che aveva l'odio dentro e voleva sfogarsi con qualcuno tipo me. E allora lì mi sono scatenata, ragazzi, ho cominciato a scrivere tutte cose belle, tutte cose allegre, fino a quando piano piano tutti se ne sono andati e lui è rimasto lì con questo gruppo che poi ha chiuso. E ho vinto io, ragazzi, ho vinto io, vittoria schiacciante, era stato veramente piacevole questa cosa, molto molto soddisfacente. Poi niente, questa provola me la sono ancora tenuta un po' tra i contatti. Ogni tanto stuzzicava dicendomi cose, ma tu sei buffa, sull'aspetto, cioè cercava sempre di sminuirmi. Allora gli dicevo, sembra quasi che rosichi pesante, allora si è offeso e mi ha tolto dai contatti lui, cioè vittoria schiacciante numero due, no? Quando tu dici a una persona la verità è questa, se ne va con la coda tra le zampe, come si suol dire. Adoro vincere, cioè adoro vincere e adoro vincere. Avrei potuto bloccarlo subito, devo essere sincera, ma era troppo divertente, comunque vincere contro di lui. Memorabile, veramente memorabile. Comunque questa è stata la provola numero 3, quindi super professionista, tutto d'un pezzo al di fuori, però al di sotto invece, vabbè, persona abbastanza viscida, doppio giochista, con intenti zozzeschi penso che si possa dire, e che oltretutto offendeva me, pensando, anzi insinuando che io fossi ciò che non ero, nonostante lui si proponesse come il paladino, delle donne, delle persone fragili, delle persone che hanno avuto ingiustizie. Certo, come no? Come no, l'ho visto con me, come mi ha trattato. Comunque ho avuto pan per i suoi denti. Sono stata troppo felice di avergli fatto chiudere quel miserevole gruppo. Veramente triste, triste. Niente, andiamo avanti, ragazzi. Adesso parliamo della provola numero 4. La provola numero 4 è fresca fresca. E mi ha scritto a novembre dell'anno scorso. Praticamente, adesso andiamo a beccare subito lo screenshot, mi ha scritto su Instagram, io ho anche il profilo Instagram, seguitemi anche su Instagram, praticamente mi ha scritto un direct, mi ha scritto un messaggio bello grande, questo ha fatto ridere un sacco di persone perché ovviamente l'ho mandato dei miei conoscenti, ho mandato mio fidanzato. Io sempre condivido la mia gioia, la mia felicità con altri. Specialmente quando ci sono queste persone che scrivono queste robe, che vabbè, dovrò mettere un sacco di beep perché ovviamente si parla di un argomento che su YouTube non si potrebbe dire. Allora, il nome ovviamente è censurato. La provola numero 4 scrive: ho 33 anni nel BDSM. Mi identifico come masochista, ma ho principalmente una forte attrazione per il sadismo femminile puro, senza recitazione di ruoli. Sto cercando una donna disposta ad aprire un video store per la produzione di video SM molto estremi. Sono disposto a vivere segregato, deumanizzato in un terreno barra cantina a mio gusto per brevi o lunghi periodi, cioè, sembra quasi quando devi affittare una casa. Sono disposto a subire torture di vario tipo sui genitali ed essere picchiato quotidianamente in video, cioè pensate che bella cosa. Sono disposto a firmare una liberatoria per esonerarlo in qualche modo da responsabilità penale. Santo cielo, come sei messo male, ragazzo, cioè ragazzo, oddio, se ha 33 anni di esperienza sarà pure uno di una certa età.
Non ci sono parole, veramente. So benissimo che esistono queste categorie di persone, però dai, alcuni sono veramente completamente fuori di melone, ma da legare, ma tanto. Comunque, e ovviamente mi raccomando, questa gente qui non dovete mai rispondere perché sono tranelli. Se sono fedi loro, a volte cercano anche di scrivere per avere un dialogo. Con questa categoria non dovete mai rispondere, ma subito bloccateli. E fatevi una risata. Non ci credo. L'ho mandato a mia mamma e lei è rimasta sconvolta. Oh mio Dio, ma dimmi te, pensa te che razza di individui esistono. Comunque io sarò sempre dalla parte delle miss che secondo me fanno anche un favore alla società perché si occupano di questi elementi e gli danno ciò che si meritano. Quindi secondo me fanno pure bene. Però andate a cercare loro, cioè andate a cercare le professioniste di questo genere. A parte che credo proprio che questa cosa sia un reato. Quindi credo proprio che questa cosa sia impossibile perché non c'entra niente la liberatoria. È una cosa che non si potrebbe proprio fare, però mai. Cioè, allucinante, comunque la prova numero 4, no, ho sbagliato, la prova numero 2, ragazzi, ormai sono andata, la prova numero 2 in classifica, l'ho messa al secondo posto per la fantasia e la totale pazzia, cioè qua siamo a un livello veramente elevato. E adesso l'ultima prova, cioè la numero 1, quella che mi scrisse un sacco di anni fa una mail quando io ero iscritta alle agenzie interinali per cercare un lavoro. E praticamente mi scrisse questa provola facendomi ridere fino alle lacrime. E io ho conservato dopo tutti questi anni, penso che mi abbia scritto. No, ragazzi, poteva essere 2010, 2011 forse, comunque molti, molti anni fa. E io ho conservato ovviamente la mail per farvi fare due risate. E adesso la leggiamo. Ovviamente metterò lo screenshot perché merita questa. Mi chiamo, collaboro ad un periodico locale e per lungo tempo ho seguito il settore dei concorsi e delle pubbliche selezioni. Quindi io subito dico, ah, magari trovo un lavoro, cioè perché ovviamente avevo messo un annuncio di lavoro, mi aspetto un lavoro. Vorrei chiederti se devo mettermi a tua disposizione, a titolo gratuito naturalmente, nel reperimento dei bandi, del materiale di concorso, nella redazione dei modelli di domanda e di quant'altro tu vorrai. E già qui c'è qualcosa di strano comunque. Le selezioni e i concorsi sono finalizzati all'accesso nella pubblica amministrazione. A livello ministeriale o locale, regione, provincia, comune, enti periferici di ministeri, eccetera. Nei profili di coadiutore, assistente, funzionario di amministrazione. Attendo tuoi eventuali ordini in proposito. A tua completa disposizione sono qui per servirti e il nome. Ovviamente quando ho letto questo già mi metto a tua disposizione. Qual'altro tu vorrai? Attendo i tuoi ordini, sono qui per servirti, ragazzi. Questo era un fetista sicuro, 100%. Però la parte più bella viene dopo, perché mi scrisse un post scrittum. PS, il periodico nome sta progettando un calendario dedicato completamente a una modella per tutti i 12 mesi. L'originalità del progetto sta nel fatto che la ragazza ritratta mentre cavalca ogni mese un animale diverso. Se sei interessata, indicaci pure i 12 animali che gradiresti cavalcare. Solo per questo impegno ti verranno devoluti tutti gli introiti pubblicitari del mese, con un fisso minimo comunque garantito di 1000 euro. In più è premiata la tua originalità nelle scelte.
Per il momento attendo tua risposta sui 12 animali e ti auguro una buona giornata. Ragazzi, non avrei mai pensato che qualcuno mi chiedesse di cavalcare 12 animali per fare un calendario. Mi sto immaginando il calendario, cioè, veramente, non ci sono parole. Io mi ricordo che quella volta poi ho riso un'ora con tanto di lacrime. Mi immaginavo le bestie. Buria, tu no. Comunque, gente, fa troppo ridere ogni volta che ci penso a questa cosa, anche se mi è capitata anni fa, rido da sola. Comunque, pieno di questa gente. Faccio questo video prima di tutto per farci insieme delle risate, ma anche perché volevo dire a tutti di stare sempre molto attenti quando chiedete lavoro, quando pubblicate annunci, perché ovviamente potete facilmente imbattervi in questa gente qui, anche sui social. Quindi ho la classica provola, oppure la provola evoluta. Ovviamente, come vi dicevo, non dovete rispondere, soprattutto quando avete capito la categoria della provola, perché loro aspettano questo. Mi scrissero veramente molti ad esempio, quelli, avete presente quelli che vi cominciano a chiedere se voi fate uno sport di lotta tipo kickboxing, jiu-jitsu, karate? Io lo facevo anni fa. Ecco, quelli state attenti perché anche quelli, quando voi gli dite sì, ho fatto questo per questo tempo, poi vi cominciano a chiedere: ma tu faresti questo? Faresti questa mossa su di me? Faresti quell'altra mossa su di me? Non gli rispondete perché loro poi, non posso dirlo, però sapete che cosa faranno con le vostre risposte. Con le vostre risposte faranno cose non tanto simpatiche. E secondo me devono, cioè, se hanno delle determinate esigenze, devono andare dalle professioniste e sganciare il quattrino, ma non devono importunare le persone che invece non sono di questo settore e cercano magari o amici veri o veri, cioè lavori diciamo tradizionali e classici. Ripeto, non ho assolutamente nulla, anzi, mi sono simpatiche le persone che fanno lavori particolari, però non tutti siamo tagliati per fare quello, non tutti vogliamo fare quello. Quindi, una persona che cioè, insinua che tu sei quello che non sei, dà già fastidio. Poi tu gli dici: guarda, non è così, e quello insiste, dà fastidio ancora di più. Però mi raccomando, non gli rispondete, bloccateli subito. Poi ci sono anche altre cose che non considero assolutamente lavori, cioè come quelli che dicono escort, quello lo considero una cosa veramente brutta, ma veramente brutta. E quindi è assolutamente triste che ancora adesso si vengano paragonate persone a ciò che non è così, sono falsità. Ovviamente, come vi dicevo, mi è capitato il professionista, il prete, il paralitico, cioè tutte categorie che solitamente uno non va mai a pensare che siano così, e invece lo sono. Quindi mai abbassare la guardia, occhio. Faccio questi video anche per mettere le persone in condizioni di difendersi prima. Poi vabbè, la provola semplice, diciamo proprio quella modello standard che vi dice: ciao, da dove digiti, sei bellissima, perché non mi rispondi? Vabbè, quella a livello proprio basico fa proprio ridere. Però poi ci sono anche quelle categorie dove, se vanno oltre, prendete, i giusti provvedimenti, assolutamente. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivetemi qual è stato poi tra tutti il vostro preferito, quale vi ha fatto più ridere di queste provole. Ci vediamo al prossimo video.